Salve a tutti, oggi parleremo di petrolio. Ne parleremo in merito a tre morti: la morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei, la morte del giornalista dell'Ora Mauro De Mauro e la morte di Pierpaolo Pasolini. Ne parleremo in studio con l'autore di questo libro che affronta queste tre morti legate una all'altra, Profondo Nero, scritto assieme a Sandra Rizzo. Ne parleremo con lo storico Giuseppe De Lutis, autore di Storia dei Servizi Segreti Italiani, con l'avvocato Omar Azzita, avvocato della famiglia Pasolini, con Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di petrolio e di quello che si è costituito attorno a questa fonte di energia, e ne parleremo con l'ex direttore dell'Ora, Vincenzo Basile. E io vorrei, per cominciare, far vedere un servizio realizzato da un giornalista della TG2. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano, delle stragi di Brescia e di Bologna, io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Pierpaolo Pasolini nel 1974 sulle colonne del Corriere della Sera aveva scritto parole inquietanti, parole che ritornano in mente 36 anni dopo, mentre l'ombra dell'intellettuale corsaro ucciso nel 75 non cessa di aleggiare sui posteri. E sempre più insistentemente, con una lettera aperta al Corriere, Walter Veltroni chiede al ministro della giustizia Alfano di riaprire il caso dell'assassino di Pasolini, rimasto sempre oscuro nonostante la condanna di Pino Pelosi, il quale peraltro ha più volte ritrattato la sua versione. Come è successo per Via Poma, ormai ci sono tecnologie che consentono di, sulla base dei reperti, di arrivare a individuare la responsabilità di molti episodi non chiari. La morte di Pierpaolo Pasolini sicuramente è un episodio non chiaro, ci sono molte circostanze che possono essere approfondite, è una delle tante ombre che possono essere dissipate in questo paese. Qualche settimana fa l'onorevole Marcello Dell'Utri aveva dichiarato di aver letto e di poter entrare in possesso di un esplosivo capitolo sparito dall'ultimo libro pasoliniano Petrolio, uscito postumo e incompiuto. Romanzo fluviale, oscuro e tragico, in cui con caotica lucidità Pasolini lumeggiava doppi e tripli fondi della società italiana d'allora, con riferimenti a misteri insoluti della cronaca del dopoguerra, dal caso di Enrico Mattei allo stragismo, appunto. Così forse perforare il muro di incongruenze e depistaggi sul caso Pasolini può fornire una chiave per illuminare pagine torbide della nostra storia. Poche ore fa il ministro Alfano, il ministro di Grazia e Giustizia, ha confermato che verrà aperto un nuovo fascicolo sulle ragioni della morte di Pierpaolo Pasolini, ma io vorrei chiedere a Giuseppe Lobianco come mai hai deciso di scrivere un libro collegando questi tre fatti? Che cos'è che ti ha ispirato? L'idea è partita da un'inchiesta giudiziaria, l'inchiesta giudiziaria condotta a Pavia dal giudice Vincenzo Calia, che adesso è procuratore aggiunto a Genova, e poi lui ha fatto in questa meravigliosa inchiesta, dopo 40 anni ha accertato che quello di Bascapè non è stato un incidente aereo, ma è stato un vero e proprio attentato. Bascapè è il luogo dove precipitò il 27 ottobre del 62 l'aereo su cui viaggiava Enrico Mattei. E proprio indagando su quell'episodio, 8 anni dopo quell'attentato, il giornalista dell'Ora Mauro De Mauro si è imbattuto evidentemente in una notizia legata alla sua inchiesta che conduceva per conto del regista Rosi, e c'è morto, quell'inchiesta gli è costata la vita. Che c'entra Pasolini? Pasolini è citato, il nome Pasolini è citato nelle carte del giudice Calia di Pavia, perché Pasolini negli ultimi anni della sua vita, noi lo ricordiamo per quello straordinario articolo sul Corriere della Sera, io so ma non ho le prove, non ho nemmeno gli indizi. E Pasolini lavorava un romanzo, appunto Petrolio, che abbiamo visto nel servizio precedente, che raccontava, disegnava gli scenari che si muovevano attorno all'ENI dell'epoca, gli affari, le società, i legami con i servizi segreti, tutto un ambiente che Pasolini aveva legato alla strategia della tensione dell'epoca. E questo groviglio di nodi irrisolti, come dire, ci ha attivato la curiosità giornalistica e ci ha permesso poi di scrivere questo libro. Professore De Lutis, è possibile ipotizzare che non solo l'ENI, che è una multinazionale, che quindi ha tutte le sue strutture di raccolta di informazioni, fosse anche coinvolta con la strategia delle stragi?
All'interno dell'ENI c'era un vicepresidente, che poi si dimise, fu allontanato e rientrò dopo la morte di Mattei. Una multinazionale come l'ENI che va a toccare, scardinare o tentare di scardinare il dominio mondiale delle famose sette sorelle, cioè delle grandi multinazionali del petrolio, è certamente esposta a infiltrazioni, a possibili congiure per eliminare questa anomalia mondiale, perché Mattei offrì ai paesi arabi e ad altri paesi produttori di petrolio una percentuale altissima rispetto a quella molto bassa che le cosiddette sette sorelle offrivano ai paesi produttori, e questo ovviamente aveva portato a una tensione internazionale e quindi a una mancata popolarità di Mattei nell'ambito delle grandi società petrolifere. Io questo riesco anche a capirlo, non riesco a capire perché le stragi che poi dagli anni 70 fino a qualche decennio fa hanno segnato la storia del nostro paese, questo un po' mi sfugge. Alberto Negri, tu che ti occupi di petrolio, è possibile, ipotizzabile qualcosa del genere? Qual è la tua opinione? Ma certamente le ipotesi sulla morte di Mattei che guardano fuori dai confini italiani ne sono state fatte molte. Alcune sono state anche un po' smontate. Per esempio, tempo fa anche Mario Pirani, tolse un po' di credibilità anche alla tesi famosa dell'Algeria, no? In quel periodo c'erano contatti molto forti, c'erano dei progetti anche importanti, se ne parla anche nel libro, riguardo al metanodotto tra l'Algeria e la Sicilia, e c'era il fatto che l'ENI aveva sostenuto l'FLN, il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, nel 62 siamo appena all'indomani dell'indipendenza algerina, e a quei tempi si parlava molto dell'OAS, cioè di questa organizzazione segreta francese che all'epoca fece molti attentati terroristici, tentò persino ad ammazzare De Gaulle, e che poteva essere interessata a sabotare i piani petroliferi dell'ENI. Si è accennato prima, come diceva molto bene il professor De Lutis, anche ovviamente alla capacità che aveva l'ENI di entrare sul mercato internazionale a quell'epoca. Però non dimentichiamo che l'ENI era ancora una piccola compagnia, era grande per l'Italia, era un grande gruppo per l'Italia, ma era una piccola compagnia sulla scala internazionale delle multinazionali dell'epoca. Abbiamo parlato anche di Mauro De Mauro. Io credo che tutte le ipotesi possano essere possibili, oggi ne discutiamo, però su Mauro De Mauro sono state fatte anche altre ipotesi sulla morte di Mauro De Mauro. Ecco, Vasile, può darci qualche informazione? Premetto che me ne sono occupato in qualche modo dopo, anche se conoscevo De Mauro ed ero amico, frequentavo la figlia di De Mauro, Giulia De Mauro, con cui ogni tanto conversavamo proprio su questo strano personaggio che stava in un giornale di sinistra, edito anche se non palesemente dal Partito Comunista, però con un passato fascista di cui mancava i segni, perché aveva proprio i segni di uno scontro con i partigiani addosso, almeno questo si diceva allora. Ecco, chi era De Mauro? Chiesi una volta a Iunia e Iunia rispose, non ricordo bene, lui è sempre stato un anarchico, era un anarchico di destra, adesso stiamo parlando degli anni 60, è un qualunquista di sinistra, ma per davvero di sinistra. Ci furono, si sa, due piste contrapposte, i carabinieri scelsero, i carabinieri di Carlalberto Dalla Chiesa, scelsero la pista della droga, la polizia tirò fuori invece la pista di un delitto di alta politica o di alta mafia, che dir si voglia. Ci furono, entrarono in gioco dei depistaggi. Del resto, nella stessa inchiesta è in corso un processo, un dibattimento a Palermo,
per il caso del mago, unico imputato Riina, perché poi tutti gli altri sono chi morti e chi il reperito. Ecco, bene, esce fuori con chiarezza, e lo dicono alcuni degli investigatori, l'hanno detto al procuratore Calia Attavia, ci fu lo stop dei servizi segreti. Io credo che lo stop dei servizi segreti fosse proprio un depistaggio. Di solito lo stop i servizi segreti non lo danno facendo un comunicato, d'ora in poi non si indaga più, lo impongono buttando un po' di fumo e di veleno. In sostanza è l'unica pista che non venne in quel caso, in quegli anni, neanche mesi, anni, esperita, fu proprio quella del golpe borghese. Lo dico molto in sintesi, si era nel momento dei preparativi del golpe borghese, un ex fascista, un giornalista di vaglia, un vero giornalista investigativo, uno che le notizie andava a cercare, e le andava a cercare dovunque, ecco, come De Mauro era sicuramente una delle persone che a Palermo avrebbero potuto imbattersi in questi preparativi. La mafia partecipò a quel golpe, che non fu un golpe fasullo, ma fu un vero e proprio tentativo di golpe. Io credo, queste sono le mie opinioni personali, che lì si sarebbe dovuto scavare. Perché il capitolo di Pasolini di Petrolio è scomparso? Cosa è successo? Perché anche in qualche modo la morte di Pasolini viene messa in riferimento a Leni, a chi governava Leni a quei tempi, Cefis. C'è sostanza per parlare di questo oppure no? Credo che ci sia sostanza, ma questa sostanza è venuta ora, negli ultimi anni. Quando facemmo il processo, io le ho ricordato, ero avvocato di parte civile per la famiglia, per la mamma, io trovai una grande difficoltà ad approfondire. Per fortuna il Tribunale per i minorenni, che era competente a trattare il processo, era presieduto da Carlo Alfredo Moro, magistrato di altissimo livello, che invece volle andare a fondo, tanto vero che il processo durò moltissimo e si scavò in tutte le direzioni. Quello che notavo era, mi si perdoni la frase che ormai è abusata, un muro di gomma che non si incontrava dovunque. Pensi che quando ci fu la sentenza, e la sentenza dichiarò colpevole Pelosi, ma per aver commesso il delitto con il concorso di ignoti, quindi si mutò il capo di imputazione, questa era una precisa notizia criminis che avrebbe dovuto essere, o avrebbe dovuto dar luogo a indagini approfondite da parte della Procura Generale, che allora era competente, per identificare gli ignoti. Cosa fece la Procura Generale? Non attese neppure la motivazione della sentenza e impugnò la sentenza perché contestava quella modifica del capo di imputazione che prevedeva la presenza di ignoti, un fatto assolutamente unico nella storia repubblicana. E questo le ha fatto supporre che ci fosse... Si voleva bloccare l'indagine, si voleva bloccare che l'indagine uscisse fuori dal canone omosessuale, se l'è voluta, lo disse anche un presidente del Consiglio allora, se l'è voluta lui, Pelosi è un ragazzo corrotto, e lui l'autore, basta. Ecco, allora, Giuseppe Lobianco, si annuncia che forse esiste questo capitolo, che forse è stato ritrovato questo capitolo. Che notizia hai al riguardo? Questo cambierebbe qualche cosa? Cosa potrebbe esserci scritto in questo capitolo? Perché è così importante questo capitolo scomparso? È davvero scomparso? Perché anche su questo ci sono discussioni. Intanto io partirei da un dato che è importante. L'appunto 21 è un capitolo citato dallo stesso Pasolini. Su questo almeno i filologi che divergono su tante cose concordano. Insomma, per averlo citato Pasolini, quel capitolo vuol dire che esiste. Ci sono testimonianze contrastanti anche all'interno della famiglia. Un cugino sostiene che questo capitolo, che sono state sottratte carte da casa Pasolini nell'immediatezza del delitto. Un'altra cugina sostiene invece che questo non è vero. Ecco, io credo che questo sia uno dei buchi neri di questa inchiesta,
che un'eventuale riapertura del fascicolo giudiziario potrebbe aiutare a capire. Però Pasolini era informato su Cefis perché aveva letto, secondo quello che scrivi tu in questo libro, diversi scritti su Cefis, alcuni. Uno in particolare. Esatto, di cosa si trattava? Ecco, lui aveva acquisito, glielo aveva mandato uno psicanalista che si chiama Elvio Facchinelli, il libro Questo è Cefis, scritto da un tale Giorgio Steinitz, che evidentemente era uno pseudonimo, forse di un certo Corrado Ragozzino, forse di altri, ancora non è stato ben identificato, che era un libretto introvabile in tutte le biblioteche italiane, scomparso dalla circolazione. È depositato, credo, al Vissi. È depositato al Gabinetto Vissi di Firenze, sia agli atti di tutti gli atti di Pasolini, e nel quale è raccontata la figura, per la prima volta in Italia viene raccontata la figura di Geno Cefis, viene tratteggiata questa figura in maniera anche molto, molto dettagliata, ed era un libro che era stato appunto acquisito da Pasolini e che Pasolini aveva sicuramente utilizzato per la stesura delle bozze di Petrolio. E secondo te questo potrebbe essere un motivo per cui questo capitolo è scomparso e Pasolini, se poi esisteva ovviamente, e per cui Pasolini è stato ucciso? Guarda, se c'era un capitolo di Petrolio nel quale Pasolini poteva avere scritto delle cose che gli venivano non soltanto, come dire, dalla sua conoscenza generale delle vicende attorno all'Eni, ma da una conoscenza più specifica. Non ci scordiamo che il poeta Dario Bellezza disse di aver appreso lo stesso Pasolini che lui attendeva delle carte da un notabile democristiano, quindi dal periodo io so, cioè dal 14 novembre del 74 sino al periodo successivo, è possibile che Pasolini abbia acquisito delle carte, quindi abbia, come dire, concretamente assunto delle notizie. Ecco, se tutto questo è vero, probabilmente il capitolo, l'appunto 21, ci riconsegnerebbe in presa diretta una cronaca di un giornalista straordinario come era Pasolini sulle vicende dell'Eni dell'epoca e quindi sulla strategia della tensione. Professore De Lutis, ma questo vicepresidente lei non l'ha neanche nominato, Cefis. Cefis, perché poteva essere così pericoloso? Che il solo fatto di pubblicare delle informazioni su di lui, sulla sua attività, sui suoi legami, avrebbe potuto comportare addirittura la morte di Pasolini. È credibile questo? Chi rappresentava? Che cosa ha creato Cefis? Molte fonti, tra l'altro anche dei servizi, dicono che Cefis era il vero capo della P2. Il fondatore della P2. E quindi risaliamo ad anni anteriori all'entrata di Gelli e all'ascesa rapida di Gelli. Noi sulla realtà massonica prima del 75-76 non sappiamo nulla, sappiamo solo che era più netta la distinzione fra i massoni, diciamo, aperti, progressisti, che erano con il Palazzo Giustiniani, e quelli di destra di Piazza del Gesù. Poi si è fatta molta confusione, i due gruppi si sono fusi. Però che cosa ha fatto Piazza del Gesù dal 45 fino al 69, al 70? Poi, se posso aggiungere, prima si è parlato di strage, io no, ho dimenticato di aggiungere. No, io non credo che la strage entri con queste vicende. La strage di Piazza Fontana, almeno quella, nasce da un collegamento tra un'area di una base militare NATO in Italia, quella di Verona, come il giudice Salvini stava raggiungendo, sulle quali Salvini stava raggiungendo delle certezze quantomeno, e l'ufficio guerra psicologica della base di Verona e il comando designato della terza armata di Padova, che poi stranamente è stato sciolto nel marzo 72 quando furono arrestati Freda Ventura e Rauti. Questa indagine sulla quale Salvini stava procedendo, c'è anche il nome di un cittadino americano, all'interpello di Salvini gli Stati Uniti non hanno risposto se questo David Carrett esiste, se è uno pseudonimo, se non è mai esistito. E quindi queste risultanze processuali non confermerebbero il legame tra Cefis e per quello che lei ha. Ovviamente poi se Cefis aveva contatti statunitensi e quindi c'è un altro legame diverso da quello con i neofascisti di destra e con il comando designato della terza armata, questo non lo possiamo sapere,
però ufficialmente adesso le nostre conoscenze sono queste. La responsabilità dei servizi segreti c'è come depistatori, ma non come ideatori della strage di Piazza Fontana, dei servizi italiani. Certo. Alberto Negri, non si amavano molto Cefis e Mattei, no? Sono stati tutti e due partigiani, fin dall'inizio, fin dal primo incontro non si amavano molto, però poi Mattei ha chiamato Cefis a lavorare con lui. Sì, l'ho chiamato perché lo dice anche bene questo libro, i motivi per cui viene chiamato Cefis, perché Mattei ha bisogno di Cefis, ha bisogno dei suoi rapporti soprattutto con gli americani, che aveva in qualche modo stabilito durante proprio gli anni della guerra. È interessante l'episodio in cui Mattei, capo partigiano, offre a Cefis, capo partigiano, il suo aiuto in uomini e mezzi, e Cefis lo respinge degnosamente perché lui aveva gli aiuti diretti dagli americani. Ma in tutta questa storia di misteri, di tragedie, una lunga scia di morti, abbiamo delle certezze. E una, per me, che sono un giornalista, è particolarmente evidente, e viene detto in questo libro, in un passaggio che vorrei citarvi: il progetto di conquista del potere del paese da parte dei grandi potentati finanziari attraverso il controllo dei mezzi di informazione è al centro del piano di Gelli, che la nota dei sismi indica come esecutori dei disegni di Cefis. Ebbene, Mattei cercò ovviamente di avere i suoi mezzi di informazione. Cefis, il giorno era uno di questi. Cefis partì all'assalto dei mezzi di informazione. Gelli completò la conquista arrivando al Corriere della Sera con la P2, e attualmente, scusatemi, ma non si può non dire, perché non si possono non citare i nomi, abbiamo un Presidente del Consiglio che controlla mezzi di informazione e che è stato la tessera numero 1816 della P2. E questo sarebbe in realtà il collegamento che tu fai tra il fondatore Cefis e il resto. Però, come diceva il professore, non ci sono collegamenti visibili con un'attività stragista, anzi sembra che proseguisse per un altro percorso. Basile, ammesso che le cose che tu hai raccontato siano vere, dunque il caso De Mauro non rientra in questo, in questa sequenza di morti che un po' costituiscono la trama di questo libro, no? Io non vorrei fare la parte dello scettico, sì, ma è giusto che ci sia qualcuno che la faccia. Questo libro che ha molti meriti. No, ma quello pure. E voglio dire qualcosa in più. Ho curato la pubblicazione di un libro del maggiore biografo di Enrico Mattei, che è il professor Nico Perrone, che lavorava all'ufficio studi dell'ENI. Gli altri collaboratori di Mattei erano Giorgio Ruffolo, lo stesso Mario Chirani, eccetera. E questi qui hanno poi deposto in questo processo sia davanti al procuratore Calia a Pavia, sia al processo De Mauro che è in corso, cioè al dibattimento. Ecco, loro, come dire, tendono ad escludere che si tratti di una si sia trattato di una faida all'interno dell'ENI e quindi della contrapposizione Cefis-ENI. Però, soprattutto Perrone, sulla base anche, che fa lo storico di professione, sulla base anche di interviste e documenti che ha trovato negli archivi americani e interviste a Taviani, Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno e della difesa, uomo insomma esperto di geopolitica e di trame, e Fanfani stesso, bene, loro dicono, guardate, quel giorno, in quei giorni, stava per scoppiare la terza guerra mondiale, uno dei piani era quello di occupare mezzo territorio, ecco, soprattutto le basi americane in Italia e NATO in Italia. Gli uomini da eliminare erano proprio quelli, era Mattei, erano i semi-neutralisti Mattei e Fanfani,
e quindi diciamo che sia stata poi compiuta questa cosa, consumata questo crimine dalla mafia, e ci sono anche dei documenti, delle testimonianze, dei pentiti che indicano Certuni, il boss Giuseppe Di Cristina, che è un personaggio del processo De Mauro. Bene, questo non sarebbe niente di strano, questi erano collegatissimi a Cosa Nostra italo-americana, quella stessa Cosa Nostra americana che partecipava per la CIA a progetti di attentati a Castro, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, un delitto politico compiuto dalla mafia con un mandante internazionale, ma dubitano questi diciamo, autorevoli fonti che il mandato fosse venisse diciamo dalle sette sorelle, quanto piuttosto da circoli di destra, della destra e dai servizi americani. Bene, una interruzione brevissima, pochi secondi di interruzione e poi ripartiamo, giusto per darvi un po' di pubblicità. Il processo sulla morte di Pierpaolo Pasolini si riaprirà e può essere interessante per noi adesso vedere l'intervista nella quale colui accusato di essere il suo assassino parla della presenza di altre persone. Guardiamo insieme. Stavo lì con Pasolini, abbiamo fatto quello che ha dichiarato, stavo urinando vicino alla rete, è spuntata una macchina scura, non so se era un 1500-1300 Fiat dell'epoca, e una moto. Con quante persone complessivamente a bordo? 5 persone. Tra moto e macchina. E sono stato afferrato, minacciato e picchiato. L'avevo incontrato una settimana prima, però a livello di conoscenza, diciamo. Una conoscenza, diciamo, limitata, poco, ho preso un tè, cose. Ma tu passi spesso, io vado al cinema con gli amici miei, insomma. Siete stati a cena, perché lei ha parlato dell'ultima cena, quindi... L'ultima cena, siamo stati a Biondo Tevere a cena con Pasolini, come? Ma lei l'ha definita ultima, come se ce ne fossero state altre prima, No, era una battuta all'ultima cena, quella di Gesù Cristo, cioè no, non ce ne sono state altre, no. Ho incontrato la settimana prima, sì, effettivamente ho dichiarato questo, non lo smentisco, lo dichiaro. Pelosi è stato annoverato come esca, ma anche altre persone. Voglio andare in causa e non voglio che mi siano fatte delle domande, voglio essere io a fare delle domande a loro. Perché? Perché e perché? Può darsi che io a mia insaputa sia stata un'esca, può darsi che qualcuno che vada alla lezione ha ceduto nella lezione, può darsi a mia insaputa sì. Come no, a mia insaputa sì. Pelosi, lei ha detto che quella notte c'erano anche i fratelli Franco e Giuseppe Borsellino che frequentavano la sezione del movimento sociale del Tiburtino, è vero? Effettivamente è così. Se c'erano i fratelli Borsellino vuol dire che l'indagine di Sansone in qualche modo ha una sua validità. Ma non lo so, Sansone, l'indagine che ha fatto lui, io non lo so, perché ho letto tante cose di Sansone, può darsi pure che qualcosa ce l'ha presa e qualcosa no. Beh, Sansone, per esempio, una delle cose che ha scritto, che ha detto che voi vi conoscevate da prima, dai palazzi dell'Ina Casa, con i Borsellini. Poi Franco e... ragazzini, rubavamo insieme i motorini, purtroppo, minorenni, rubavamo i motorini. Uno dei due mi disse sì, dice, in effetti ci c'eravamo pure noi, dice, ci è dispiaciuto, non volevamo che le cose andassero così. Ecco, con lei a tavola chi c'erano in quel momento? C'erano i due Borsellino? Io e i due Borsellino, no, uno era andato al bagno. Che cosa le raccontò Borsellino? Abbiamo seguito la macchina di Pasolini con Pelosi su una moto, su una Benelli 125, ne parla anche Oriana Pallaci Buonanni. Erano i due fratelli Borsellino e Johnny Biondino all'epoca, che poi era Johnny Lusinga. Arrivati all'idroscalo, loro sono entrati in macchina e i tre con la moto si sono nascosti dietro a dei cespugli, che io poi sono stato in seguito lì e in effetti esistono. Lei ha dichiarato che dei cinque che arrivavano all'idroscalo, due o tre, tra cui Borsellino, si dedicarono al pestaggio. E gli altri? Chi la bloccò? A me uno con la barba, ancora me la ricordo, e parlavano, gli hanno detto sporco comunista, pederasta. Potevano avere circa quanti anni, diciamo? Una quarantina circa, e niente. E hanno cominciato subito a menare. Sì, a me mamma ha afferrato questo gabbaro, fatti i cazzi tua, perché dimmi, ti ha menacciato tutta la famiglia. Cercavo un attimo di fare così, ho preso abbastanza in cazzo. Qualcuno crede che questa sia la versione giusta? Io? Penso di sì,
pensato, l'ho sempre pensato, dal 1975. Comunque con la tecnologia di oggi io credo che, e allora il famoso plantare trovato nella macchina di Pasolini, il maglione, che non erano di nessuno, di qualcuno saranno, allora con appunto le tecniche di oggi si potrebbe tranquillamente stabilire se appartenevano a uno dei due fratelli. Il magistrato può tranquillamente fare esumare i due cadaveri e fare i vari riscontri. Io non capisco perché questo non è mai stato chiesto. Qui al Museo Criminale, al Museo Criminologico di Roma, ci sono ancora tutti gli oggetti che hanno costituito la scena. Vedete, questo bastone che fu spaccato sul cranio di Pasolini, questa sicella che fu spaccata in due addirittura, usata sulla testa, sul corpo di Pierpaolo Pasolini. Due oggetti che secondo il perito dell'Università di Roma, professor Durante, possono dimostrare ancora oggi, se qualcuno volesse riaprire l'inchiesta, che il supposto assassino Pelosi, condannato come tale dal tribunale dei minorenni, non poteva essere solo sulla scena del delitto. Due oggetti diversi, usati in tempi e in situazioni diverse addosso a Pasolini. Questo è un indizio. Un altro indizio è questo maglione verde, ritrovato sulla macchina di Pasolini, la macchina con cui egli raggiunse l'idostale insieme a Pelosi. Però questo maglione non apparteneva né a Pasolini né a Pelosi. Non si è mai saputo chi l'abbia lasciato sull'automobile di Pasolini. La camicia di Pasolini. La estraiamo con una certa emozione. Ci sono ancora macchie di sangue del poeta Pasolini. Con questa camicia egli se l'era tolta e cercò di ripararsi il capo, di ripassarsi il capo che perdeva sangue in modo copioso, copiosissimo. E però il suo supposto assassino Pelosi, quando fu strano, molto strano, secondo il perito professor Durante, Pelosi aveva soltanto assistito, e qualcun altro si era macchiato del sangue di Pasolini, qualcuno mai individuato, mai arrestato. La giustizia non riuscì a fare verità sulla morte di Pasolini, e però conserva ancora gli oggetti. A futura memoria? Sì, e forse qualcun altro può riaprire l'inchiesta. Ecco, vedete, questi sono gli occhiali del poeta, del regista. Adesso i tempi sono più maturi. Allora, perché 33 anni l'anno di Gesù Cristo, non lo so, la mia è una battuta ironica. Però penso che i tempi sono più maturi adesso, la gente è cresciuta, sono tempi più maturi, non erano tempi maturi, la mia sicurezza, la sicurezza dei miei genitori, ma sono morti i genitori, non c'ho più nessuno. Ecco, lei ha parlato di minacce all'epoca. Che minacce, c'avevo le valigie butte delle terre così. L'esame di quei reperti potrebbe aprire degli scenari completamente nuovi e aiutarci a comprendere una dinamica e quindi una responsabilità di cui si discute in questi giorni, che non sembra assolutamente concentrabile soltanto su Pino Pelosi. Devo dire che il sangue, anche così vecchio e quindi datato, può essere considerato assolutamente efficace e idoneo per poter fare dell'esame del DNA e magari avere la possibilità di individuare sugli indumenti, soprattutto della vittima, presenze di soggetti tramite il DNA che allora non era possibile acclarare. Pelosi, lei oggi dice che i soldi di Pasolini non vennero toccati quella notte, allora perché questo agguato? Questi secondo me penso che era una lezione, non so se è dovuta o al partito o al gay o può darsi anche alla politica. Una dei due deve essere per forza, la motivazione c'è, perché se ammazzi o gli dà una lezione o uccidi a uno, o sei pazzo o c'è una motivazione. Siccome sei riuscito a scappare per 30 anni non sei pazzo, ho pagato io che sono il viaggio di zona, come si dice a Roma, qualche motivazione c'è. Allora, avvocato Marazzita, è possibile che ci fosse una motivazione politica per l'omicidio di Pasolini? Beh, diciamo sì, era forse quella più attendibile e probabile, perché il bastone tra le ruote che era stato messo all'inchiesta non poteva avere una matrice tipicamente criminale, doveva avere una matrice, se non dico istituzionale, non voglio arrivare a tanto, ma certamente di una certa politica interessata che non si accertasse la verità.
Lei ha conosciuto Pelosi, quindi sì. Può essere che lui davvero abbia mantenuto questo segreto per tanti anni, il segreto della partecipazione di altre persone? Pelosi, diciamo, è una persona che non dice mai molte verità. Però se poi si decriptano le parole di Pelosi, qualche verità si riesce a ricostruire. Io credo che sicuramente Pelosi mente quando dice che non si è accorto di avere sorpassato il corpo di Pierpaolo Pasolini, ma anche perché poi è dimostrato dagli atti processuali che lui fa una non esce, lui avrebbe potuto portare la macchina fuori dal campetto di calcio andando dritto, lui invece fa una digressione, sale sul corpo di Pierpaolo e poi esce. Quindi diciamo le parole di Pelosi vanno prese con beneficio d'inventario, però effettivamente la matrice politica era quella che ci convinceva di più. Dico convinceva di più perché mi piace citare Guido Calvi, che poi insieme a me è entrato nel processo e eravamo due avvocati pieni di grande tensione, come ancora lo siamo, e ci disperavamo perché trovavamo questo ostacolo, questo, come dicevo prima, e me ne scuso, questo muro di gomma che ci impediva di andare a fondo. Volevamo andare a fondo per una questione giudiziaria, naturalmente, perché facciamo gli avvocati, ma poi ci interessava ricostruire un po', andare al di là, perché avevamo capito che il discorso Pasolini non era isolato, il discorso Pasolini era collegato ad altre vicende. Io peraltro ho avuto, me ne scuso di questa autocitazione, io ho avuto l'avventura di essere avvocato di parte civile della famiglia di De Mauro e di aver fatto il golpe Borghese lì come difensore di un indagato, e devo dire, devo dire, ero convinto che la sparizione di De Mauro era dovuta all'inchiesta che stava facendo su Bescapè. Poi però, dopo aver messo in correlazione il golpe Borghese con la vita di De Mauro, molto complicata, molto controversa, così ben descritta dal direttore, forse la mia opinione si è leggermente spostata di più su qualcosa che avesse a che fare col golpe Borghese. Certo. Ecco, Giuseppe Robianco, tu hai intervistato proprio Pelosi sul luogo, no? Sì. Che impressione ti ha fatto Pelosi? Secondo te è credibile, anche facciamo a confronto due percezioni della stessa persona, secondo te è davvero credibile quello che lui dice, che ci sono state delle altre persone, è possibile che lui sia stato silenzioso su questo? È possibilissimo. Pelosi avverte probabilmente ora il peso di una verità che solo lui conosce e della quale dopo 30 anni forse in qualche modo a frammenti, come diceva l'avvocato Marazzitta, piano piano si vuole disfare in qualche modo. Volevo aggiungere solo una parentesi in riferimento invece al caso De Mauro. Per completezza di informazione, il processo che è in corso a Palermo adesso sta, dopo un primo inizio in cui l'accusa sembrava essere orientata più verso il golpe Borghese, sta virando nettamente verso la pista Mattei. La Corte stessa, utilizzando i poteri dell'articolo 507, ha allargato il campo dell'indagine e devo dire la scorsa settimana c'è stato un maresciallo dei Carabinieri molto vicino al colonnello Russo, che allora seguì le indagini, che ci è venuto a dire, decrittando tutta una serie di documenti trovati agli atti e contestati dal pubblico ministero, che i Carabinieri in effetti conoscevano perfettamente, erano a conoscenza della pista Mattei, la seguivano passo passo, la monitoravano in presa diretta. Ecco, sempre su questa intervista, quali sono le novità che escono da questa intervista rispetto a tutto quello che aveva detto prima Pelosi? Sono due le cose fondamentali e importanti. Uno, Pelosi racconta di fa per la prima volta i nomi dei due presunti complici, che sono i fratelli Franco e Giuseppe Borsellino, che guarda caso sono gli stessi nomi che compaiono in un rapporto giudiziario presentato circa 6 mesi dopo il delitto dal maresciallo Renzo Sansone dei Carabinieri, che non fu preso assolutamente in considerazione. E poi racconta che aveva un appuntamento con Pasolini preso la settimana precedente. Qui non si trattò di un incontro casuale alla stazione Termini tra un adescatore di ragazzini e un ragazzino, eccetera, ma fu un appuntamento molto preciso, e questo apre uno scenario che si ricollega alla tesi di Sergio Citti, grande amico di Pasolini e regista come lui. Cioè? È il furto delle pizze di Salò. Sì.
Questa è la tesi di Sergio Citti, cioè che questo furto che fu effettivamente compiuto a Cinecittà, rubarono dei film di Damiani, di Fellini e di Pasolini, e fossero utilizzate le piste come riscatto chiesto a Pasolini per tirarlo in una trappola che poi si sarebbe rivelata mortale. Perché torna fuori adesso proprio nelle mani di Dell'Utri, apparentemente, poi non sappiamo se l'abbia ricevuto oppure no, questo capitolo mancante. Cosa può significare tutto questo? Perché non sono in grado di rispondere a questa domanda, dovrebbe rispondere il senatore Dell'Utri. Il senatore Dell'Utri, per esempio, farebbe la gioia dei filologi, in qualche modo, perché è l'unico italiano ad aver visto l'appunto 21, averlo letto e sa che cosa c'è dentro. Io credo che il senatore Dell'Utri abbia il dovere adesso di raccontare che cosa c'è scritto, che cosa ha visto, e di quante pagine si compone, e se è possibile, soprattutto, chi glielo ha dato. Ma ci può essere un messaggio su qualcosa dei servizi, dell'attività vera? Perché i servizi segreti sono segreti, cioè, quindi noi, lei questo lo sa, lei fa la storia di qualcosa che per definizione non deve essere conosciuto. Lei sa benissimo che quello che lei conosce è solo una piccola parte, poi c'è il resto. Può essere che in questo gesto, in questo annuncio, si volesse in fin dei conti dire: ma volete sapere tutta la storia? Ma la volete sapere davvero tutta? Può essere che ci sia anche questo tipo di non so se chiamarla minaccia o un po' proposta, insomma, perché le cose poi sono sempre più complesse di quello che sembrano. Beh, oddio, io vorrei ricordare che il senatore Dell'Utri aveva detto di avere trovato anche il memoriale di Mussolini, che poi non mi sembra sia risultato autentico. Quindi, adesso io non lo so, quello lo sa lui, ma... Non lo so, io penso che se un servizio segreto vuole lanciare un messaggio, lo può far arrivare non attraverso un parlamentare così schierato, certo. Ma in linea di massima penso che con ogni probabilità loro sappiano la verità, ma che possano essere coinvolti, questo sarebbe un'illazione sulla quale noi in questo momento non abbiamo nessuna possibilità di provarla, diciamo. Certo, e Basile, tu da siciliano che hai vissuto quegli anni, di fronte a queste novità di riapertura del caso Pasolini, ammettendo appunto che non c'entri De Mauro, come tu peraltro hai ipotizzato, ma che il caso Mattei abbia dato il via ad una lobby molto influente di cui poco sappiamo, tu da persona che hai vissuto in tutto questo arco di tempo. Il delitto Pasolini ha qualcosa anche di più, diciamo, chiaro in testa, se si può avere cose chiare su questi argomenti qui. C'è la sentenza di primo grado, che era quella che ci dava l'avvocato Marazzitta, cioè fatta da fratello di Aldo Moro, da Carlo Alfredo Moro, che dice che fu un delitto di gruppo, non fu un delitto di impeto quindi già quello, sulla base di una perizia, dell'autopsia. Quindi, ricostruzione impeccabile. Ed è una ricostruzione di un agguato. Allora, siccome tutti questi misteri, cosiddetti, hanno un filo, quello c'è sicuramente, no? Che o non si è indagato, o si è indagato male, oppure ci sono stati depistaggi, o tutto assieme. E a volte, sul delitto Pasolini, è finita che sono stato io a interrogare, tra virgolette, quello che probabilmente ha assistito all'appuntamento a San Lorenzo, che è un quartiere che, come i romani sanno, è vicino alla stazione Termini. Pasolini sta mangiando lì con Netto Davoli da Pomidoro, è una famosa trattoria romana, e a un certo punto salta dal tavolo e va a parlare con dei giovani che sono in questa trattoria in una piazza, quindi l'oste Aldo Bravi, che abbiamo intervistato per una puntata della trasmissione di Carlo Lucarelli, Blu Notte, ci racconta questo, cioè li ho visti, parlavano, non ha parlato a lungo. Quindi poi quando si congeda con il Netto Davoli, poi va alla stazione Termini, quindi quello è un appuntamento, l'hanno convocato lì, l'incontro con Pelosi o con altri, o con Pelosi e con altro, è organizzato.
Ed è quella che forse sembrerebbe la ipotesi più romanzesca, cioè quella di Sergio Citti, di un'esca, perché la storia delle pizze del film Salò è questa. Ci sarebbe stato, anzi è noto che ci fu il furto degli originali, diciamo dei negativi, che erano in un certo magazzino, eccetera, eccetera. Allora, questi prendono contatti con Pasolini, gli promettono in sostanza di restituirgli queste pizze, lo attirano in questo agguato all'Idroscalo o altrove e lo uccidono. Ecco, questa che potrebbe sembrare la pista più dietrologica, più astrusa, forse è quella più vicina a un'ipotesi, alla realtà. Negri, anche secondo te, che ovviamente è un punto di vista diverso, tu ti occupi di petrolio dal punto di vista economico e finanziario, quindi è un punto di vista molto distante da quello della cronaca spicciola, ma secondo te potrebbe essere possibile che ci fosse un'aggressione, un tentativo di mettere a silenzio un intellettuale per il solo fatto che si occupava di certe cose, che voleva scrivere, che sapeva certe cose? Mi sembra evidente. Se dopo oltre 30 anni c'è qualcuno che dice di aver ritrovato il capitolo, il famoso appunto 21 di petrolio, e riesce a suscitare ancora questo interesse, è proprio lì la risposta. Pasolini cercò con un romanzo di capire e di riempire i buchi delle trame italiane, i buchi dei misteri d'Italia, e poteva farlo soltanto con un romanzo in qualche modo, che fosse più vero del vero. Però io dico questo: guardate la realtà che avete di fronte e avrete già molte risposte. Avvocato, io ho cercato di dare un'occhiata a Petrolio. È una storia anche molto, molto erotica, molto trasgressiva. Cioè, quello che mi ha più colpito, ovviamente mancavano forse le informazioni a cui stiamo cercando di fare riferimento, ma è stato questo aspetto molto trasgressivo e molto scioccante, soprattutto se pensiamo che si tratta di anni 70. Anche lei pensa che il libro potesse avere questa funzione, una funzione così dirompente? Sicuramente sì. E poi bisogna sfatare il luogo comune, che l'intellettuale non viene preso in considerazione, non conta. L'intellettuale conta, e come. Tanti intellettuali, c'è un intellettuale oggi, Saviano, che è sotto scorta, evidentemente l'intellettuale che scrive è scomodo. Giuseppe Fava fu ucciso perché scriveva le cose della mafia. E io credo che sia comunque attendibile questa versione, anche questa versione attendibile. Il problema di tutte queste vicende è che c'è sicuramente, e qui mi sento di avere una certa sicurezza in mezzo a tante ombre e misteri, c'è sempre un'opera di depistaggio. Prima parlavamo dell'inizio dell'inchiesta di De Mauro. L'inchiesta partì con 13 ipotesi dei carabinieri. Cioè, a dire, quando io voglio non far capire la verità, lancio tante ipotesi, perché in mezzo a tante ipotesi poi si disperde tutto. Certo. Una sorta di censura additiva, non sottrattiva. Sì. C'è qualche cosa che ci dice di quanto fosse grande Pasolini. Io me ne sono accorto pochi mesi fa, in dicembre. Sono andato in Yemen per fare un servizio sulla guerriglia al nord, ho attraversato il paese, un servizio difficile, e sono tornato indietro con un reportage. Pasolini, in quel paese, 40 anni prima, in situazioni ancora più difficili, si è girato un film e un documentario. Era un uomo straordinario, che sapeva superare ostacoli difficilissimi. Ecco, quell'accello che ha fatto Peppino Lo Bianco al cosiddetto monitoraggio da parte dei carabinieri, forse se usiamo meno eufemismi è ancora peggio. I carabinieri pedinavano la polizia e la polizia pedinava i carabinieri durante le cosiddette indagini sul caso De Mauro. Invece di indagare sul caso De Mauro, indagavano sul cugino. E quindi sulle indagini. Stiamo parlando di un classico, diciamo, di uno dei più classici misteri italiani, proprio perché i misteri italiani solitamente sono il frutto di secretazioni, di concorrenza sleale tra investigatori, di veleni e di depistaggi.
se vogliamo dirla poi in parole povere, io ho pochissima speranza che se ne venga a capo. Aprendo di nuovo il fascicolo, ovviamente sarà molto difficile. Volevo dire una cosa, perché c'è una corrente di pensiero però in Italia molto in voga che iscrive i giornalisti cosiddetti d'inchiesta tra i complottisti, complottisti. Ecco, a questa categoria è stato iscritto anche Pierpaolo Pasolini, perché ho letto in settembre un articolo di Pierluigi Battista, che è il vice direttore del Corriere della Sera, in cui, esaltando la figura di Pasolini, letterato, regista, autore, eccetera, ne demolisce invece l'aspetto della denuncia sociale. Ecco, una delle cose che io volevo sottolineare, che per me Pasolini è stato il giornalista più straordinario che abbia mai letto, proprio perché ha raccontato quello che vedeva in tempo reale. E uno dei difetti della cultura italiana proprio in relazione al petrolio è stato quello di non avere letto questo romanzo, come bene diceva l'avvocato Mazzita, in chiave di denuncia sociale. È stato letto soltanto, come dicevi tu, in chiave morbosa, erotica, letteraria, comunque, con queste accentuazioni morbose. Va bene, io credo che quello che potevamo capire per il momento su questo argomento è in realtà abbastanza oscuro e, come dici tu, profondamente nero. Abbiamo cercato di farlo. Arrivederci alla prossima puntata.